bellissima serata, buonissima musica, buona compagnia, una location unica, a Limonare al Lago, con i saluti, i saluti. E quindi grazie davvero all'Associazione Culturale Infomotor e al maestro Serafino Tedeschi, anche stasera sono sicuro si può passare una bellissima serata. Grazie. Grazie mille, buona serata. Grazie per essere così numerosi, fa sempre piacere, è la prima gratificazione per chi cerca di organizzare qualcosa di interessante, di culturalmente emozionante. Sono contento perché questa sera ho tre amici carissimi con cui spesso condivido il palco e condivido le note. Mi hanno sfidato perché non ho portato il violino, volevano che mi unissi a loro, ma credo che sia giusto che siano solo loro a parlare questa sera. Già troppe volte di inopportuno con il mio suono. Loro sono musicisti fantastici, veramente la creatività fatta a uomo, e sono veramente molto contento di vedere questo percorso dal nord al Sud America, dove vivremo vari generi musicali diversi, con musica bravissima, Wally Franchini, un istrione, un animale da palcoscenico come pochi, non dico un animale da palcoscenico, però lo capirete anche da soli. Però vorrei comunque invitare Luigi qua di fianco a me, perché tante volte abbiamo parlato insieme, almeno per un saluto mi sembra doveroso. Dai, vieni qua. Un saluto e benvenuto, ben ritrovato a Pignale. Tanti anni lavorato insieme e abbiamo sempre, diciamo, promosso le eccellenze, sempre promosso con la musica, perché il Festival d'Aria, sono sicuro, ma il più importante è il Festival d'Aria del Lago, per cui promuove sia la musica ovviamente, ma anche le location, per cui direi che Pignale abbiamo sempre sponsorizzato, tra virgolette, la Limonaia e il santuario sulle location delle vostre eccellenze. Con Serafino, quando, e anche quest'anno quando abbiamo organizzato il festival, cerchiamo sempre un leitmotiv, un fil rouge, e quest'anno sono uscite le contaminazioni. Perché? Perché con Serafino parliamo sempre della musica con la M maiuscola, non c'è la musica più meno nobile o più nobile, c'è la musica con la M maiuscola. E stasera è una divagazione, chiamiamolo così, dalla musica classica, ma in musica con la M maiuscola, per cui direi che è importante. Ma io direi contaminazione, ma anche bellezza, è il secondo termine che utilizziamo sempre quando ci troviamo, perché come dicevo e come dicevi Fabio, andiamo a promuovere oltre la musica le location, diciamo, più importanti e più belle del Lago di Garda, per cui direi che è una cosa molto importante. Perché nella promozione si unisce anche la cultura, perché la nostra gente ha bisogno di avere la cultura e di far conoscere. In questi anni senz'altro Serafino ha avuto in questo senso, per cui grazie anche per questo, lei ha diffuso sia la bellezza ma anche la cultura. Per cui veramente grazie e lunga vita a Suore Saponi, perché se lo merita. È stato coinvolto anche l'altra parte del lago, per cui il sogno di avere tutto il lago insieme, però esatto. È una cosa che dici quando la prima riunione. E poi, come dico sempre, quando ci si ritrova nel festival, che si ritrova la famiglia di Suore Saponi, perché veramente in questi anni abbiamo costruito una famiglia, una chiamiamolo così, una capacità di relazione e di proposizione che veramente secondo me è unica. Assolutamente. Un musicista diceva che ci ha lasciato Ezio Bosso che la musica ci ha insegnato tante cose, ma la cosa più importante è l'ascolto, per cui direi che finiamo di parlare e ascoltiamo veramente la musica. Lo diceva anche Beethoven, la musica parla, per cui siamo qui apposta. Grazie di tutto, buona serata. Io ringrazio. Ringraziamento all'amministrazione comunale di Pignale che sempre mi è stata vicina, quindi grazie. E ringrazio la comunità di Garda, ringrazio Lorena, una spalla fondamentale per il festival, ringrazio Gloria e ringrazio voi, il mio pubblico, perché senza di voi non farei niente. Ma come dico spesso, anche voi senza i musicisti non fareste niente. Quindi buon ascolto.
Thank you.
partiamo con fingerpnet, poi ci mettiamo la cassa per un po' dalla batteria. Sentite il fuori. Green shot, c'è già. Charleston. Thank you.
repertorio, possiamo farla se volete. Ma volete, canzone italiana? Sicura la conoscete. È una canzone che non ha età, non ha confini, ma soprattutto non ha una fine. Sì. Thank you.
roba. Mario Biondi. Mario Biondi, mi piace Mario Biondi, solo perché è nato con me. Il pezzo non è di Mario Biondi, però lo facciamo subito. Thank you.
limone, non so cosa. Ci vorrebbe un limone. Ci vado un limone, neanche a fare niente. Gino Paoli un'altra volta. Dai. Mi piace Gino Paoli? Sì. Sì. Almeno un po' di Paoli, la qualità maestro. Fa prima cosa si vede. Io prendete nota. Fa prima cosa si vede. Thank you.
Cosa preferite? Dite un pezzo. Abbiamo Rossa, Perdido, Wave. Wave. Ah no, però Wave. Quella non volete, quella. A me va bene Wave. No, bene, dismascherete. Richiesta di Walter, dismascherete. Vuoi contrariarlo? No, no. Ah, quello sei in macchina con lui. Dismascherete, lo ricordate questo brano? Leon Razzi. Qualcuno che ha la mia età se lo ricorda, gli altri non lo adesso magari lo sentite. Thank you.
Thank you.
Ah sì,
sì, ho capito cosa vuoi. Cos'è quella lì? Quella lì. Quella lì, quella lì. Decido io.
scusa, ovviamente sui libretti c'è Andrea Coglione del Tastiere. Abbiamo invece Walter Calafiore, non è che sia da vino, anzi, mi sono felice di averlo qui. Abbiamo mandato via per averlo. L'abbiamo cacciato, alle prove non ci piaceva come suonava. Non possiamo dire così. Andrea... No, allora, Andrea questa sera era con David Foster e Andrea Bocelli, quindi mi ha chiesto di poter come non essere questa sera qui, direi che comunque era abbastanza comprensibile. Loro mi hanno chiamato, gli erano stati chiamati con Achille Lauro, io ho detto no, Achille Lauro non piace, quindi... Li abbiamo qui con noi, comunque sono felicissimo di questo concerto perché sono veramente tre amici carissimi, con Wally abbiamo condiviso 5 anni in Rai Cotte e di Crude. Cotte di Crude, più crude che cotte, e poi tanti anni dopo sono fatto scegli anche con Pietro e con Bart. Sono felicissimo di averti qui stasera. Grazie per la fantasia che ci avete regalato. Grazie. E la cosa bella, credo che tutti abbiate apprezzato, il divertimento tra di loro. E come dico sempre, la musica è un linguaggio. Noi musicisti siamo abituati a parlare con la musica, quindi ci lanciamo dei messaggi mentre suoniamo. Non sempre vengono capiti, no, nel senso che non sempre c'è bisogno di parlare con la voce, ma con la musica ci comunichiamo tante cose. E loro questa sera si sono divertiti tantissimo, e anche noi. Io vi ringrazio e vi chiedo grazie a voi. Però voglio vedere.
ricordo il prossimo appuntamento che è il 25 a Garniano. Ci vediamo il 25 a Garniano, grazie a tutti, buona serata.